certi film si ricordano anche per la musica. Ecco, io spero che questo sia uno di quei film, perché ci abbiamo messo talmente tanta passione insieme. Avere a che fare con un artista come Giuliano Sangiorgi è un privilegio, perché lui è un vero compositore, sebbene abbia composto poche colonne sonore, però quelle che ha composto hanno un loro stile ben preciso, perché lui, quando orchestra, ci mette dentro quel sound un po' rocchettaro che è dentro di lui, che non fa sì che la colonna sonora non sia proprio canonicamente classica, e questo è un vantaggio per il film. E così ha fatto anche per questo film, ha fatto anche una musica apposta per il film, orchestrata con i violini, con gli archi, insomma con una vera orchestra. A Roma abbiamo inciso alla Forum, eravamo molto emozionati perché, insomma, vedere Giuliano che dirige un'orchestra, io non ero abituato, sono abituato a vederlo sul palco, zompettare con i calzoni che gli calano, che incita il suo popolo, e invece vederlo con la bacchetta che dirige un'orchestra di tutti i professori che suonano violini o violoncello e timpano, insomma, mi sono emozionato, perché insomma è un bel passaggio che un musicista come lui deve fare, e penso che anche per lui sia stato bello. Credo che abbia fatto una grande colonna sonora, credo che la sua musica aiuterà molto il film. Penso che la nostra alchimia sia una cosa che funziona molto bene, perché già in passato con la canzone Meraviglioso in Italians aveva avuto molto successo. Speriamo di bissarlo, perché insomma ne abbiamo bisogno. Ti mostrerò come speciale.